Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Fiducia, la prima delle storie secondarie di questo gioco. Ora invece abbiamo Comprensione, poi Rispetto, Equilibrio, Riflessione e Amor Proprio. Andiamo con Comprensione parte 1. Vediamo come inizia. Dove ci siamo lasciati l'altra volta? La riunione del club viene improvvisamente interrotta dal rumore della porta. Monica e Sayori si voltano di scatto. Il mio telefono, però. La porta si apre a metà, poi si ferma. Un viso fa capolino all'interno. Un viso che sembra familiare. Oh, caruccetta lei. Ah. Sayori riconosce la ragazza e spalanca gli occhi. Sussurra Monica in modo piuttosto plateale. È lei, è quella ragazza. È vero, la persona sulla soglia non è altri che la ragazza che Sayori aveva visto leggere tutta sola in un'aula. Grazie a Monica che le ha lasciato il volantino sul banco, pare che abbia deciso di visitare il club. Per caso sei qui per il club letterario? No, cercavo il bagno. sono nel posto sbagliato. No, no, tutt'altro. Questo è il club letterario, entra pure. La ragazza entra nell'aula, ma rimane con la schiena appoggiata alla parete, evitando di incrociare lo sguardo con le altre, così. Sayori continua a sprizzare entusiasmo senza riuscire a nasconderlo. Sta succedendo davvero, oh mio Dio! Grazie mille per essere venuta, ci spiace, è un po' vuoto. Io sono Monica, lei è Sayori, e gestiamo il club letterario. Al momento ci siamo solo noi, ma... A proposito, vorrei unirmi al vostro club. Che cosa ha detto a proposito invece? A proposito, come ti chiami? Di già! Cosa? Davvero? Ne sei sicura? Cioè, spero di essere all'altezza. Tutti sono i benvenuti qui, non devi essere all'altezza. Oh, senti, vuoi sederti? Così possiamo iniziare a conoscerci. La ragazza annuisce, avvicinandosi al banco e sedendosi con delicatezza. Allora, come ti chiami? Yuri. Io sono Sayori e lei è Monica. Sayori, ho già tanto piacere. Ti piace il fantasy? Intendi i libri? No. Yuri guarda Monica. Il fantasy è bello. Sì, conosci Annabelle Dupont? Ah, non credo di... Oh, beh, è la mia autrice preferita. Sono già al quinto libro ed è davvero... Yuri sorride e si prende fronte alle mani contro le guance, sprigionando gioia. Ti presto i miei libri, ne sarei contenta. Sarà un'esperienza incredibile, vedrai. Monica balbetta, Yuri ha preso il controllo della conversazione, cogliendola completamente alla sprovvista. Monica lancia un'occhiata di sbieco a Sayori, in una silenziosa richiesta d'aiuto. Che cazzo sta dicendo questa? Aiutami! Non lo so, mi fa paura, mi piacerebbe molto. Sembra proprio che tu li adori, quindi sono belli di sicuro. Sono così contenta di aver trovato questo club. Oh, che stupida, ho lasciato tutti i miei altri libri nell'armadietto, avrei dovuto portarli. Yuri si alza di scatto. Torno subito, ve li vado a prendere. Ah, per il momento puoi anche portarne uno solo. Sayori parla con un certo nervosismo, avendo notato la mole di libri che Yuri ha posato sul banco. Vero. Ok, allora, vado a prendere il primo. Abbiamo una Yuri molto più attiva in questo giro, o forse perché si sta aprendo perché è il club letterario. Yuri schizza fuori dall'aula, lasciando Monica e Sayori a scambiarsi sguardi perplessi. Oddio, non ero preparata. Come faccio a gestire una personalità così impetuosa? Non ho nessuna esperienza di fantasy, tranne forse i libri che ho letto da ragazzina, ma immagino che siano una barzelletta in confronto alle cose che legge lei. Vedrai che andrà benissimo, anzi, penso che sia bello avere nel club gente diversa, appassionata di generi diversi. Sarà divertente imparare l'una dalle altre. Sì, ok, in linea di massima sono d'accordo, ma... E se questo fosse il suo unico interesse, non ti ha dato quell'impressione? Monica, non credi che dovresti essere più positiva? Abbiamo un nuovo membro del club, è una notizia che dovrebbe darti solo gioia. Io sono molto curiosa di conoscerla meglio, tu no? Sì, direi che hai ragione. Scusa se sono saltata a conclusioni, di colpo mi è venuta l'ansia. È perché hai paura di non riuscire a tenere le redini del club. Ma come fai a mettere subito il dito nella piaga, Sayori? È inquietante. Mi piace imparare cose che rende le persone felici o tristi.
Sì. Ehi, sai una cosa? Saresti perfetta per aiutare Yuri ad ambientarsi nel club. Potresti prenderti una pausa dalle faccende amministrative e dedicarti solo a passare un po' di tempo con lei. Evviva! È proprio quello che voglio! E poi, Sayori abbassa la voce, avrò bisogno di un sacco di tempo libero. Sta cosa del tempo libero non sono sicuro di averla capita. Subito dopo, la porta si apre e Yuri rientra nell'aula. Sono tornata. Ha il respiro un po' affannoso ed è stata via pochissimo, il che fa pensare che abbia corso per buona parte del tragitto. Torna accanto a Sayori e appoggia il nuovo libro sul banco. Come Sayori temeva, il libro che Yuri ha portato per lei ha le stesse dimensioni imponenti dell'altro. Un mattone polacco grosso così. Ci sono un paio di cosucce che dovresti sapere prima di iniziare. Alcune cose vengono spiegate meglio in un'altra saga che poi si svolge nello stesso universo, quindi potresti dare una lettura veloce anche a quelle per evitare confusioni all'inizio. Sayori la interrompe nervosamente. Beh, io pensavo che per oggi forse potremmo solo conoscerci un po' meglio. Sai, intendo che se leggeremo insieme mi piacerebbe sapere di più su di te. Dall'altro lato della stanza Monica sorride e Sayori annuisce con il capo, mentre Yuri non la vede. Oh, ok. Yuri si siede, poi guarda i suoi libri, poi lancia un'occhiata nell'aula. Non sembra avere altro da aggiungere. Allora, cosa ti ha spinta ad unirti al club? Beh, mi piace leggere, quindi mi sono subito interessata alla cosa. Non avevo idea esistesse un club letterario nella scuola, ma è colpa mia, perché non faccio mai caso ai volantini di reclutamento del club. L'ho scoperto solo perché lei... Yuri lancia uno sguardo a Monica. Monica! Monica è entrata nella mia aula e mi ha messo un volantino sul banco. Tieni. E continuava a leggere. Di colpo Yuri si incupisce e scuote la testa con disapprovazione. Sono stata proprio una stupida. Mi sono emozionata e non ho neanche alzato la testa. Poi Monica è uscita dall'aula. Mi sono serviti giorni solo per decidere di venire. Temevo che Monica avesse detto a tutti che sono scortese. Poi mi è sembrata una paura irrazionale. Aspetta! No, no, la colpa è stata mia. Non volevo interromperti, così sono uscita dall'aula. Speravo tanto che saresti venuta qui. Yuri tira un sospiro di sollievo. Interpreto sempre ogni cosa nel modo più negativo possibile. Beh, l'idea di venire qui mi innervosiva anche per altri motivi. Temevo che ci sarebbe stata troppa gente. Giustamente. Non che sia un problema, ma per me è difficile presentarmi a tante persone tutte assieme. Quindi sono contentissima che ci siate solo voi due. Sono arrivata al momento giusto. Oh, anche io sono contenta. Sono fiera di te per aver trovato il coraggio di venire qui. Yuri sorride con calore. Prima d'ora non ho mai avuto il privilegio di condividere i miei interessi con altri. È difficilissimo trovare persone che abbiano le stesse passioni, eccetto su internet. Così ho pensato che il club letterario mi avrebbe dato l'opportunità di fare proprio questo. Quali altre cose ti interessano? Intendi altri generi letterari o i coltelli? Non so, qualunque cosa, anche se non si tratta di libri. Delle cose che forse troveresti stupide. Sayori fa una pausa, con lo sguardo un po' preoccupato. Facciamo così, io ti dico una cosa che piace a me e poi tu mi dici una cosa che piace a te. Ok, direi che va bene. Ok, allora a me piace il fai da te creativo. Faccio piccoli collage e decoro cose, come bigliettini, scatoline per gioielli. La mia stanza è sempre strapiena perché compro montagne di cose da regalare ai miei amici, ma poi rimando sempre tutto fino all'ultimo. Quindi sì, ecco una cosina un po' scema che mi piace fare. Sembri una persona molto creativa. Non direi, ma non ti immagini quante cose puoi fare con un po' di colla e un paio di forbici. Penso che con le forbici lei lo sappia cosa fare, quindi vai tranquilla. Quindi ora devo condividere qualcosa che piace a me, giusto? Sayori annuisce. Beh, direi che mi piace la natura. Adoro la natura. Monica, voglio creare un club naturalistico. Non crei un bel niente, sei obbligata a restare qui con me. No, invece. Ah sì? Ok, con il presente decreto ti nomino vicepresidentessa del club letterario. Ecco, ora sei obbligata a restare con me. Ehi, non scaricarmi responsabilità addosso. Oh, mi spiace Yuri, ti ho interrotta, continua pure. Non c'è problema. Yuri fa una pausa, imbarazzata dall'interruzione. Mi piace passeggiare nei boschi o andare nel parco. Posti dove posso sedere e camminare senza avere altra gente attorno. È pacifico. In questo modo posso distogliere i pensieri da tutto ciò che mi circonda e lasciare che la mia mente vaghi libera, almeno per un po'. E quando ti piace farlo?
Dipende dal mio umore. Dopo la scuola, nei weekend, quando ne sento il bisogno. Wow, non credo che avrei mai il tempo di fare una cosa simile. Io credo che tutti abbiamo molto più tempo di quello che pensiamo. Basta non lasciarselo sfuggire. Le tre continuano a parlare, con Sayori che guida la conversazione e Monica che interviene di tanto in tanto. Monica aveva pensato di lasciare l'incombenza a Sayori e dedicarsi al proprio lavoro, ma ha finito per ritrovarsi coinvolta nella chiacchierata. E così, ridendo e scherzando, un'altra giornata è finita. Oh, sembra che sia ora di andare. Allora, alla prossima riunione, voi due inizierete a leggere quel libro. L'idea è quella. Oh, che emozione. Sayori è raggiante. Yuri raccoglie le sue cose. Una volta preparato lo zaino, Yuri saluta Monica e Sayori con la mano, sorridendo dolcemente. Ciao! Mentre Yuri esce, Sayori le restituisce entusiasticamente il saluto. Di nuovo, Sayori e Monica rimangono da sole nell'aula. Sayori, mi hai salvato la vita. Non ho fatto niente, ho solo parlato. Non è poco. E poi, mi ha davvero risollevato il morale. Mi piace quando posso incanalare la mia energia verso le altre persone. Era davvero contenta di poter far parte del nostro club, non credi? Mi ha reso felice. Sai, non ho alcun dubbio che si divertirà molto qui. E poi, ci sei tu a farle da guida. Sei contenta di iniziare a leggere quel libro con lei alla prossima riunione? Ho un po' paura, ma credo che lei sarà contenta, purché io faccia del mio meglio. Sono sicura che andrà alla grande. Dopo la sorpresa del nuovo membro del club, sembra che il morale delle due amiche si sia risollevato. Quante novità si profilano per il futuro. Finito l'episodio, di già? Giorno dopo? Giorno dopo. Un altro giorno di scuola volge al termine. Con un brivido di ansia, Yuri raggiunge l'aula del club, pensando di essere l'ultima ad arrivare. Quando apre la porta, si sorprende di vedere Sayori da sola nell'aula. È di nuovo l'ora del club! Monica è andata nel laboratorio informatico, quindi oggi ci siamo solo noi. Ti va bene? Yuri annuisce in silenzio, senza riuscire a guardare la compagna negli occhi. Mi dispiace per ieri. Eh? Sayori inclina la testa, senza capire di cosa si stia riferendo Yuri. Beh, cioè, ieri ero così presa dai miei libri che mi avete dovuto interrompere solo per poter scambiare due parole di presentazione. Sono stata davvero sciocca. Mi sono fatta trascinare e ho dimenticato di considerare gli altri membri del club. Yuri, non hai fatto niente di male. Anzi, il tuo entusiasmo mi è sembrato adorabile. Beh, comunque sia, ho cambiato idea riguardo al libro. Non dobbiamo leggerlo. Perché? Perché so che mi stavate solo dando corda. E a ripensarci è ovvio che non siete realmente interessate. Ma se a te piace così tanto, vuol dire che ne vale la pena leggerlo. Ho già deciso di unirmi al club. Non devi sforzarti di accontentarmi. Non lo stavo facendo. Tra le due ragazze cala un silenzio imbarazzato. Beh, il fatto è che al momento il club non ha attività in programma. Per ora io e Monica abbiamo lavorato più che altro sul reclutamento di nuovi membri. Per questo mi sembrava una cosa divertente da fare insieme. Leggere i tuoi libri, intendo. Sai, come attività del club, che ne dici? Perché sono così restia a farlo? È esattamente quello che volevo. E tu sei così gentile e disponibile. Non so davvero che problema ho. Mi spiace essere così. Non devi scusarti. Dimmi solo se posso fare qualcosa per metterti più a tuo agio nel club. Sayori accosta il suo banco a quello di Yuri e si siede accanto a lei. Il libro in questione è già sul banco di Yuri. Spolgendosi leggermente in avanti, Sayori legge la copertina del libro. Duskbell. Prima parte della saga senza fine. Duskbell di Annabelle, fa rima. Oh no, che cosa ho combinato? Scusa, ora sono pronta. Ah già, forse è meglio se prendo un foglio di carta. Yuri tira fuori un quaderno ad anelli e ne estrae qualche foglio. Ma a cosa ti servono i fogli? Oh, a volte è utile disegnare qualche schema. Mappe, linee temporali, alberi genealogici o anche solo per prendere appunti. Appunti? Ah, cioè voglio dire... sì, una strategia molto efficace. Esatto, sono sicura che sia utile soprattutto per chi non ha familiarità col genere. Yuri non sembra aver colto l'ironia di Sayori. Ma a ripensarci Sayori conclude che forse è meglio così. Beh, non sono abituata ad avere compagnia mentre leggo, ma farò del mio meglio per aiutarti se qualcosa non ti è chiaro. Mi fido, sei super intelligente. Oh, dai. Yuri si schermisce, ma in realtà non riesce a nascondere un sorriso e un lieve rossore.
Non puoi generalizzare l'intelligenza. Sono brava solo nelle cose che conosco molto bene. Per esempio, nei rapporti sociali sono un disastro. Come avrete notato nei 2 giorni che sono venuta qui. Quindi, ai miei occhi, sono gli altri a essere intelligenti. E soprattutto tu. No! Sayori strofina una spalla contro quella di Yuri. Quando non sei troppo timida, sei davvero un tesoro. Comunque, che ne dici? Iniziamo. Ok. Dopo la breve digressione, le due ragazze tornano a concentrarsi sulle attività del club. Yuri inizia a guidare Sayori attraverso i concetti base del mondo fantastico in cui svolge la sua storia. Più Yuri fornisce dettagli su razze, fazioni, storie, elementi di magia, più Sayori sembra avere nuove domande. Ma a dispetto dei timori di Sayori, Yuri riesce a presentarle questo mondo complesso in maniera chiara e divertente. È evidente che a Yuri non interessa soltanto la trama in sé, ma anche tutto il mondo creato dall'autrice. Come fa una scrittrice a inventarsi tutte queste cose? È l'esatto opposto di quello che scrivo io. Eh? E cosa scrivi tu? Oh, poesie e cose simili. La mia scrittura è solo un modo per mettere su carta i pensieri che ho in testa, capisci? Ma questo è un lavoraccio. È tutto pianificato nei minimi dettagli. Ah, ti piace la poesia? Qui c'è un appendice che include alcune opere poetiche del regno. Poemi, canti folcloristici. Non ci credo. Yuri ridacchia contenta e il cuore di Sayori si riempie di gioia. È la prima volta che sente la sua risata. Vuol dire che Yuri si sta divertendo. Comunque, se ora sei pronta, direi che possiamo iniziare a leggere. Ok, ma io non leggo molto velocemente. Oh, non c'è problema. Sono molto paziente. Vado molto fiera della mia pazienza. Ok, va bene. Capisco. Sayori scrive Yuri e paziente nei suoi appunti. Ehi, quelli sono per il libro. Stavo solo scherzando. Ma sono felice che tu sia paziente, perché ogni tanto ne avrò bisogno. Anzi, spesso. Sayori sfoglia le prime pagine del libro, superando l'indice. Ok, capitolo primo. Le due ragazze iniziano a leggere e nella stanza cala il silenzio. Ma dura solo pochi istanti, perché Sayori riprende subito a parlare. Che cosa significa scagionato? Ah, beh, in questo contesto fondamentalmente significa che la sua innocenza è stata dimostrata. Posso fare domande, vero? Ma certo. Sayori volta la pagina. Queste sono note a piedi pagina. Già, in molti dialoghi ci sono riferimenti culturali che richiedono una spiegazione più approfondita. Le due continuano a leggere. L'espressione del rilassata di Yuri non cambia. L'espressione di Sayori, invece, si fa sempre più tesa man mano che la ragazza procede nella lettura del testo così complesso. Fino a quel momento, le loro espressioni erano sempre state opposte. Sayori a suo agio nell'affrontare le situazioni sociali, Yuri preoccupata e a disagio. Ma ora i ruoli sono invertiti. Aspetta, ma qui stanno parlando del passato e del presente. Dove? Qui! Parlano del passato. In questi paragrafi c'è la descrizione di un flashback di Barnas. Ma non stava scritto da nessuna parte. Beh, si capisce nel contesto. Sayori si sfrega le tempie. Le due proseguono. Sayori fa meno domande. Inizia a comprendere il valore delle note. Si sorprende a consultare piuttosto spesso e a volte ne aggiunge persino di sue. Ma se Sayori ha ridotto il numero delle domande, non è perché si è abituata alla lettura. Piuttosto teme di passare per stupida. Piccolina lei. Alla fine Sayori arriva al termine del capitolo. Credo che per adesso possiamo fermarci qui. Ok. Sayori inspira a fondo e chiude le poche pagine che ha letto fino ad ora. Allora, per il momento, che ne pensi? Sayori cerca di trovare le parole giuste. Sto andando bene finora. Non credo di capire cosa intendi. Beh, non so. Quando mi ci vuole così tanto tempo a leggere e capire le cose, mi sento un po' scema. Ma mi piace il coinvolgimento che dà. Mi fa venire voglia di andare avanti e di continuare a dare il massimo per riuscire a vedere il libro come lo vedi tu. L'espressione rilassata sul volto di Yuri svanisce. Ho capito. Yuri inizia a raccogliere le sue cose con calma. Domani possiamo continuare, no? Yuri fa una pausa, poi scuote la testa. Domani possiamo fare qualcos'altro. Ma... mi dispiace. Aspetta, ti dispiace per cosa? Non capisco. Mi dispiace. Non mi va di continuare, tutto qui. Mi dispiace averti costretta. Yuri se ne va. Non mi stavi costringendo. Sayori resta da sola con le sue parole.
Ma cos'è successo? Un attimo fa ci stavamo divertendo. È colpa mia. Avrò detto qualcosa di stupido e l'ho ferita. Avrei dovuto dirle che il libro mi piaceva e basta. Monica mi aveva affidato questo compito. È l'unica cosa che dovevo fare bene. Ho sbagliato lo stesso. E se ora non volessi più tornare? Attanagliata dal senso di colpa, Sayori fissa il suo banco, disseminato di appunti. Lì accanto è appoggiato il libro. Ok. Se non volesse più tornare, allora non avrebbe lasciato qui il libro, no? A meno che non l'abbia semplicemente dimenticato. Ah, che disastro! Avrà davvero pensato che non mi divertissi con lei. O forse era lei che non si divertiva, perché non sono abbastanza brava. Forse l'ho delusa perché non riusciva a seguire bene la trama. Sì, sicuramente se io fossi più intelligente, lei si divertirebbe di più qui. Devo fare di meglio, per lei. Oh, si impegna tanto Sayori per le sue amiche. Abbiamo sbloccato delle nuove immagini. Che cosa abbiamo sbloccato? Yuri! Yeah! Continuiamo con Comprensione, parte 2. Per la prima volta, Sayori è la prima ad entrare nell'aula del club. È tesa come una corda di violino. Chissà se oggi Yuri arriverà. Seduta a un banco, tamburella nervosamente il piede a terra per cercare di calmarsi. Perché la prendo così a cuore? Sto facendo tutto il possibile per fare felice Yuri. Eppure anche il mio meglio non basta. Ma è davvero il meglio che posso fare. Sono una delusione per tutti. Sono sempre una delusione. Sayori continua a lottare con i suoi pensieri autocritici. Alza la testa a ogni minimo rumore, sperando nell'arrivo di Yuri. Tututunk. Passano i minuti, ma non entra nessuno. Né Yuri, né Monica. Ah, sono davvero in ritardo. Non dovevo offrirmi di aiutare quegli altri studenti con i loro compiti. Mi lascio coinvolgere troppo facilmente. Che figura ci faccio con nuovi membri come Yuri se non sono la prima nell'aula? Monica gira l'angolo avvicinandosi all'aula del club. E nel farlo... Yuri! Ah! Yuri sussulta al suono della voce di Monica. E seduta fuori dall'aula del club, appoggiata al muro accanto alla porta, imbarazzata, chiude rapidamente il libro che stava leggendo e si alza in piedi. Oddio, sono desolata di essere così in ritardo. Non dovevi aspettarmi fuori, la porta dell'aula è aperta. No, non... Yuri balbetta, incapace di spiegarsi. Sbircia all'interno dell'aula dalla finestra, poi distoglie lo sguardo. In realtà, stavo pensando che magari oggi potevo aiutare te. Io? Con il volantinaggio per i nuovi membri? Sì. Monica è estremamente confusa. Perché Yuri si comporta così, tutto d'un tratto, quando ieri era così felice di passare del tempo con Sayori? Forse non sono andate d'accordo? Anche Monica guarda all'interno dell'aula e vede Sayori seduta da sola. Ok, è un compito semplice, ma sono contenta che mi fai compagnia. Anch'io. Monica è preoccupata, ma non riesce a trovare il modo per inserirsi nel conflitto che sembra essersi sviluppato tra le due ragazze. È ironico che voglia tirarsi fuori da una diatriba, proprio lei che ha fatto parte del club di oratoria. Ok, facciamo due passi. Devo fotocopiare il nuovo volantino, poi fare il giro delle bacheche per sostituire quelli vecchi con quelli nuovi. Yuri annuisce, le due si incamminano. Sì, ma potevi anche avvertire Sayori, piccolina, che è lì ad aspettare tutta presa male. Le due ragazze camminano in silenzio. Senza Sayori, per Monica non è facile iniziare una conversazione. Allora, come vanno le cose? Tutto ok. Bene. Nessuna delle due aggiunge altro. Dopo qualche altro tentativo abortito di conversazione, Monica si fa ancora più tesa. Come diavolo ci riesce, Sayori? Ah, scusa se ieri non ci siamo viste. Sono dovuta scappare al laboratorio informatico per lavorare ai volantini. Sì, Sayori me l'aveva detto. Che cosa avete fatto tu, Sayori, ieri? Abbiamo letto un po'. Oh, sono contenta. Ora sì che inizia a sembrare un vero club letterario. Sì. È buffo, all'inizio ero un po' intimidita quando ci hai raccontato il genere di lettura che ti piace, ma in effetti è una stupidaggine, lo so, le cose in cui non sono brava mi intimoriscono, ed è sciocco dare per scontato che tutti i membri del club abbiano i miei stessi interessi, ma sono davvero contenta che tu sia riuscita a coinvolgere Sayori, credo che il club stia funzionando, sono proprio felice. Non l'ho coinvolta. Non le piace. È stupida io che l'ho voluta costringere. Yuri torna silenziosa, come se avesse iniziato un pensiero ma non sapesse come proseguirlo. È successo qualcosa? Yuri sospira. No, è solo un problema mio. È solo che... Yuri si interrompe. Sto pensando.
Passa qualche istante di silenzio, poi Yuri scuote la testa. Non dovrei mettermi a lamentarmi con te così all'improvviso. Non essere sciocca, non penso che tu ti stia lamentando. Voglio solo assicurarmi che tu ti senta benvenuta nel club. Se è una cosa che ti sta a cuore, puoi dirmi tutto. Beh, sì, mi sento benvenuta. Forse anche troppo. Ma non è un problema del club, è un problema mio. Quindi non mi sembra il caso di assillarti a questo riguardo. Ah. Monica si interrompe e pensa. Beh, proviamo a metterla così. È mio dovere di presidentessa comprendere i bisogni di tutti i membri del club, no? In futuro entreranno nel club persone di ogni tipo, almeno spero. E saperne di più sui bisogni e sugli interessi di ciascuno mi aiuterà a elaborare attività che piacciono a tutti. Che piacciono a tutti. E non solo ad alcuni. Certo, devo pensare a tutti, altrimenti che razza di club sarebbe? Ok. Yuri appare un po' più rilassata. Monica capisce di aver fatto bene a passare dal piano più emotivo a uno più programmatico. È proprio vero che ciascuno ha le sue necessità. Ok. Yuri fa un respiro profondo. Io sono molto strana e impacciata. È un lato di me che ormai ho accettato. E che non so come relazionarmi con gli altri. Come mai per gli altri è così facile? Come si fa a fare conversazione su un tema qualsiasi? Potrei parlare per ore delle cose che mi piacciono, al punto che non so quando smettere, purtroppo. Ma su tutto il resto non so proprio cosa dire. È un lato di me che ho capito, non sono brava con gli altri. Cosa ci posso fare? Quindi mi sembra che quando devo affrontare una nuova situazione sociale vengo solo ignorata, derisa o compatita. E Sayori ricade in quest'ultima categoria. Cosa? Aspetta, sta dicendo che Sayori proverebbe pena per te. Yuri annuisce. Io vorrei solo essere trattata come una persona normale. Se non ti piaccio o non riesci ad appassionarti ai miei interessi, dimmelo. Posso accettarlo e passare oltre. Sayori è troppo gentile con me. Sono stupida, non ho capito che mi avrebbe sempre assecondata. Qualsiasi cosa l'avessi spinta a fare. Nessuno merita di sopportare tanti disagi solo per compassione di una scema che non sa fare amicizie. È una sensazione bruttissima. La detesto. Le due parole di Yuri tagliano come lame l'aria carica di tensione. Le due ragazze sono ferme in mezzo al corridoio. Il loro obiettivo originale è passato in secondo piano rispetto alla conversazione. Monica guarda Yuri. Yuri tiene gli occhi fissi in basso, i pugni serrati. Credo che dovresti dirlo a lei. Non riuscirei mai a dirglielo in faccia, è patetico. Ma Sayori è diversa. Per lei la cosa più importante è fare felici gli altri. Sono sicura che il suo scopo è questo, nient'altro. Quindi tu le spieghi cosa ti rende felice. Lei farà di tutto per riuscirci. Ma è proprio questo il problema. Che razza di amicizia è quella in cui una persona deve sempre farsi in quattro per soddisfare le stramberie dell'altra? Mi dispiace. Inizio a sembrare molto... No. Credo di cominciare a capire. Monica esita nel concludere il suo pensiero ad alta voce. È una cosa che Sayori saprebbe dire meglio. Sayori è pronta a tutto pur di far sorridere gli altri. Ma con Yuri che fatica ad accettare gentilezze, si degenera in un vero bombardamento d'affetto. Non è un problema di nessuno, ma capitevi meglio e risolvete il problema. Sembra quasi un'affermazione che direbbe il giocatore dall'esterno questa, però. Sayori vuole essere tua amica, te lo prometto. Ciascuno di noi ha esigenze diverse. Sayori, anche lei ha le sue esigenze. Ma i buoni amici collaborano per venirti incontro. Dovete solo parlarne, chiarirvi. Io non sono brava a parlare. Yuri si interrompe e scuote la testa. Scusa, non intendevo quello. Sono molto ostinata. È difficile coinvolgermi. È per questo che sto respingendo una persona gentile come Sayori. Yuri si interrompe nel pensare. Sono così stanca di questo circolo vizioso che mi creo da sola. Forse ho talmente paura che le persone mi respingano che sono io a respingerle per prima. È un comportamento sconsiderato e immaturo. Yuri fa un respiro profondo, poi sospira. Non volevo che la conversazione diventasse uno sfogo, ma ora capisco che devo solo comunicare con lei. Non c'è problema. È per il club, ricordi? Mi stai aiutando a rendere il club un posto migliore per tutti. Già. Yuri torna silenziosa. Sembra che voglia dire qualcosa. Questo genere di pensiero critico è una cosa che proprio non mi riesce. Riguardo alle persone, intendo. Quindi, grazie.
Quando vuoi. Monica le sorride. Per un breve istante, Yuri si ritrova a incrociare lo sguardo di Monica, restituendole a sua volta un timido sorriso. Oh. Yuri e Monica finiscono di sostituire i vecchi volantini con quelli nuovi. O meglio, Monica fa quasi tutto il lavoro mentre Yuri la segue. Ma ora l'aula del club torna ad avvicinarsi e con essa il confronto tra Yuri e Sayori. Non ci riesco. Sì, invece, andrei benissimo. Yuri sospira e scuote la testa. Non avrò mai abbastanza fiducia in me stessa. Devo farlo e basta. Se non lo faccio adesso, non lo farò mai. Yuri si avvia verso la porta, ma poi si volta a guardare Monica. Non resterei mica ad aspettare qui fuori, vero? Posso fare due passi. Vuoi che ti prenda un caffè? Preferisco il tè, ma mi piace prenderlo da sola, quindi lascia stare. Anzi, ecco uno svantaggio di leggere qui al club anziché a casa mia. Non posso bere il tè mentre leggo. Scusa, sto dicendo cose che non c'entrano niente. Sai, ora che ci penso, potremmo chiedere il permesso per tenere nell'aula l'occorrente per il tè. Possiamo usare il bollitore elettrico per riscaldare l'acqua, no? Pensi che sarebbe possibile? Mi informerò, penso che sarebbe una splendida idea. Yuri sorride e annuisce al pensiero. Beh, io torno tra poco, buona fortuna. Monica si aiuta Yuri con la mano, poi si volta e si incammina lungo il corridoio, mentre il sorriso di Yuri svanisce di nuovo. Quattro chiacchiere sul tè non basteranno per salvarla dall'ansia per cosa l'attende al di là della porta, ma deve farlo. Dopo aver fatto un altro respiro profondo, Yuri apre timidamente la porta dell'aula. Tututunk. Yuri, aspetta, ferma lì, non sono ancora pronta. Sayori raccoglie in fretta e furia i fogli che stava sparpagliati sul banco. Yuri balbetta, le parole le si sono bloccate in gola. In quel momento si rende conto di cosa ha fatto Sayori per tutto il pomeriggio. Non pensavo che oggi saresti venuta, speravo di riuscire a finire il capitolo successivo, ma ci sono quasi, e guarda! Sayori le mostra un foglio di carta, è una pagina di appunti splendidamente organizzata, con elementi, categorie e persino codificazione basata sui colori. Yuri la vede e la sua espressione passa in un attimo dall'ansia alla disperazione. Temevo di averti delusa, quindi mi sono impegnata al massimo per... basta. Yuri si preme i pugni contro la fronte, così... Basta, per favore, è insopportabile. Yuri. Sayori ha la voce che trema, scioccata. Ha suscitato la reazione opposta a quella che si aspettava. Mi dispiace. Sayori distoglie lo sguardo, in preda ai sensi di colpa. Ho fatto qualcosa di male. Non capisco. Se ho fatto qualcosa di male, dimmelo, per favore. Cioè, ognuna pensa che ha fatto qualcosa di brutto per l'altra, quindi... Dio mio. Yuri scuote la testa. No, è colpa mia. Continuo a mettermi in situazioni in cui gli altri hanno paura di trattarmi come una persona normale. Se non ti piacciono questi libri, non c'è problema, però dimmelo, ti prego. Non voglio essere trattata in modo diverso solo perché sono strana. Ma io non ti tratto in modo diverso. Io voglio fare felici le mie amiche. Quindi ho pensato che facendo qualcosa insieme che ti piace, io non voglio la tua pietà. Perché l'ho fatto? Yuri cade in ginocchio, la sua voce è ridotta in un sibilo. Mi dispiace. Gli occhi le si riempiono di lacrime, lacrime di colpa e di disprezzo verso di sé. Non è così che doveva andare. Perché fatichi tanto a esprimere i tuoi pensieri? Perché finisci sempre per cacciare via tutti? Allora, questa narrazione però mi suona strana. Mi sembra che non è un narratore esterno che sta facendo queste domande. È qualcuno che sta... direttamente leggendo come noi stiamo leggendo. Magari uno dei programmatori. Yuri chiude gli occhi, incapace di fronteggiare Sayori e il resto del mondo, mentre la sua mente le vomita addosso accuse di ogni genere. Dovrebbe solo andarsene, fuggire, prima che Monica entri e la veda così, e prima che Sayori dica a Monica cos'è successo. Ma prima che trovi la forza per alzarsi, Yuri sente le due calde braccia che la stringono dolcemente da dietro. Oh, piccoli, oddio, che bel faccino, Sayori, che carina. Voglio fare lo screen. Va bene così. Sayori sussurra con voce tranquillizzante. Va bene così. Sopraffatta dalla disperazione, Yuri non riesce a protestare né a sottrarsi al dolce gesto di Sayori. Yuri si inghiozza, respirando a fatica, cercando in tutti i modi di controllarsi. Ti capisco. Capisco che quello che senti nella tua mente è diverso da quello che cerchi di dire. So che adesso ti senti così.
Te lo giuro, ti capisco. Quindi ti darò tutto il tempo che ti serve. Quando sarai pronta mi direi come ti senti e ne parleremo assieme, ok? Yuri singhiozza di nuovo e fa sì con la testa. Si concede un minuto per riordinare i pensieri, poi parla con la voce più salda. Io credo che... sono così abituata a respingere la gente con le mie stranezze che... se qualcuno è gentile con me, penso subito che lo faccia per pietà. Sono un disastro con le persone e quindi non voglio neppure credere di poter realmente piacere a qualcuno per quella che sono. Yuri fa una pausa, ma Sayori non la interrompe. Aspetta che Yuri prosegua. Ero così contenta quando mi sono unita al club letterario. Ho pensato che fosse finalmente l'occasione per fare amicizia tramite i miei interessi. Perché i miei interessi sono l'unica cosa di cui mi piace parlare. Non ho altro. Ma poi, quando ti rendi conto di essere troppo ossessiva davanti ad altra gente, mi sento subito ridicola e patetica. E mi odio. E alla fine vorrei solo essere trattata come una persona normale. Ma come posso pretenderlo quando io per prima non mi comporto come tale? Io voglio solo imparare a relazionarmi con gli altri ed evitare di rovinare tutto con le mie mani. Piccolina. Finita. Yuri conclude il discorso. Dopo questo sfogo si sente più tranquilla. Se ne rende conto anche Sayori, che avverte il lieve respiro di Yuri tra le sue braccia. Grazie per avermi aiutato a capirti un po' meglio. Sai, sei stata bravissima ad aiutarmi mentre leggevo. Quindi anche io voglio aiutarti con le cose di cui hai bisogno. Ma... era Yuri. Temo di finire per irritarti. A volte ci vuole davvero tanta pazienza con me. Mi suona familiare. Quando leggevamo la mia preoccupazione era esattamente la stessa. Temevo che avresti finito per irritarti. Ma io non lo farei mai. Ho fatto del mio meglio per assicurarti. Ti ho detto che sono molto paziente. Lo so. Ma a volte non è facile mettere a tacere le mie paure irrazionali. Sono sicura che per te vale lo stesso. Sì. Paure irrazionali. Beh, sai... tu non potresti mai irritarmi, perché già mi piaci per come sei. So che fatichi a crederci, me l'hai detto tu stessa, ma ti assicuro che è così. Non è obbligatorio essere affidabili per piacere alle persone. Secondo me, sei molto gentile a modo tuo. Ti preoccupi tanto per i sentimenti degli altri. Siamo tutte un po' strane qui, è un club letterario. Ma la cosa migliore è proprio che siamo tutte diverse, con diversi interessi. Per esempio, riguardo al libro, lo leggo perché voglio farlo, te lo giuro, voglio farlo davvero. Non è facile, certo, ma questo non vuol dire che non mi piaccia. Non potremmo mai scoprire nuove cose se prima non le proviamo, no? Voglio scoprire i motivi per cui a te piace così tanto. E alla fine, se non fa per me, te lo dirò, ma sarò contenta di averci provato e di aver imparato di più su di te. E poi tu sei super intelligente, voglio farmi contagiare dalla tua intelligenza. Yuri reprime un sorriso. Oh, che bellino sto sorriso. Grazie all'abbraccio di Sayori, l'atmosfera pesante di pochi minuti prima sembrava essere già dissipata. Hai dei capelli stupendi. Ho sempre voluto i capelli lunghi, ma era una schiappa a prendermene cura, per cui li ho tagliati. Yuri si rilassa. Per una volta è contenta anche solo di ascoltare, senza preoccuparsi di dire la cosa giusta. Sayori, rendendosi conto che Yuri è più a suo agio, la lascia riposare. Deve essere così difficile per lei, sentirsi rilassata intorno ad altre persone. Ma se il club letterario può riuscirci, allora è qualcosa che Yuri merita di provare. Oh. Bene allora. Se ho ben capito i tuoi sentimenti, non ti dispiace se continuiamo a leggere. È quello che volevo sentire. Ma possiamo fermarci quando vuoi. Se davvero non ti piace, mi raccomando, sii onesta. Non mi offenderò. Ma certo, in ogni caso è troppo presto per dare giudizi. Quindi vedremo come prosegue. Oh, non è educato toccare gli altri senza il loro consenso. Oh no, mi dispiace. Non volevo metterti a disagio. No, non lo hai fatto. Cioè, è stato abbastanza carino. Dicevo per dire. Sono tornata. Ecco Monica. Era da un sacco che non ti vedevo. Sayori trotterella verso Monica. Ah. Sayori sussurra forte. Posso abbracciarti? Certo, Sayori. Sayori stringe Monica stretta a sé. A proposito, Yuri, ti avverto che a volte Sayori può essere un vero mostro abbraccia tutti. Ah.
Ehi, non mi chiamare mostro. Artemis sì che è un vero mostro. Se irrediterà il regno, si profila un disastro. Yuri ride. Monica le guarda entrambe con perplessità. Poi sorride. Beh, sono contenta che finora le vostre letture vi piacciano. È la prima vera attività del club letterario. A questo proposito, beh, tu sei stata molto paziente nell'esplorare i miei interessi, quindi penso che sarebbe il caso di ricambiare il favore e scoprire di più sulle cose che vi piacciono. Sì, ti piace la poesia? Attenzione, Yuri sorride. Fine tutto? Oh no, dalla prossima parte sicuramente inizieremo a scrivere poesie. Parentesi, già visto il nome, rispetto, penso che si parlerà sia dei manga sia di Natsuki, che pensa di essere superiore a tutte le altre con le poesie. Però vedremo. Vediamo la posta. Paul Miner, restare concentrati sui nostri obiettivi. Ah, che tra l'altro l'ha mandata oggi, parentesi. Come promemoria per aiutare a orientare la nostra raccolta dati, ogni analisi dovrebbe puntare a rispondere ad alcune di queste domande principali. In che modo l'accesso all'MV influisce allo stato emotivo di una persona? In che modo l'accesso elevato alla MV influisce ai valori e sugli obiettivi di una persona? Come si fa a indagare e sperimentare efficacemente la possibilità di modificare il contenuto della propria MV? Quali sono le azioni e i valori che più contribuiscono alla distruzione dell'universo? Cosa più importante, come potrebbero essere applicate le vostre osservazioni al nostro universo? Universo in che senso? Fisicamente, quindi il nostro universo o universo programmato in questo modo? Non lo so. Extra, come possiamo presentare tutto questo all'alta dirigenza in modo che appaia come un'operazione a vantaggio dell'azienda? Boh, appunto a margine. Chiunque abbia messo il tema rosa per il desktop potrebbe rimetterlo come prima. È poco professionale e corre il rischio di attirare l'attenzione. Oh no, il tema rosa. Le immagini invece, oh, Sayori. Poi abbiamo Sayori e Yuri e ovviamente basta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.